Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi vi voglio parlare di un concetto un po' particolare che nel contesto dei calisthenic credo di non aver mai menzionato, ossia il concetto di allenarsi e quindi seguire un certo tipo di protocollo e il concetto di essere allenabili, ok? Queste due cose non vanno assolutamente confuse. Il fatto di avere un protocollo da seguire e di allenarsi con un certo tipo di protocolli non mi garantisce sufficientemente che io avrò dei risultati, a meno che io non sono un principiante. Se io sono un principiante, potenzialmente io posso rispondere bene a qualsiasi tipo di allenamento per un periodo iniziale che va ovviamente dai 6-8-12 mesi, al di là del quale tenderò a sperimentare un pochino tutte quelle che sono le lacune del programma che si riflettono sui miei progressi, cioè quando io esco dalla sfera del principiante. Quindi l'allenarsi non prevede molto spesso di andare a fare delle valutazioni su quello che è il programma dell'allenamento, soprattutto se il programma è stato autocostruito. Ok, qual è il problema principale? Il fatto se noi siamo allenabili per quel dato programma, cioè io mi strutturo un programma che può essere più o meno complesso, che può avere più o meno senso, che può essere, diciamo, più o meno strutturato, avere più intensità, più avere tanto volume, avere delle propedeutiche che non sono adatte al mio livello, ma se il mio sistema nervoso, quindi se il mio organismo, il mio corpo non è pronto per poter gestire quel tipo di lavoro, io non sono allenabile con quel tipo di programma. Però non vuol dire necessariamente che quel programma di lavoro sia sbagliato in assoluto, ma che in quel momento storico quel programma non è giusto per me. Poi ovviamente ci possono essere i programmi che sono fatti con il culo, ovviamente sia per una persona che in quel momento non può seguirlo, sia per una persona che in quel momento potrebbe anche avere le capacità per seguirlo. Vi faccio un esempio: far fare ad un principiante un 8x2, probabilmente per sviluppare forza, ok, una persona che ha iniziato da due mesi, probabilmente un principiante non è molto allenabile per quel tipo di programma lì. È molto più probabile che il condizionamento generale, quindi orientato di più verso le 8, 12, 15 ripetizioni, vada a portare un miglioramento degli schemi motori e vada già da sé, con una struttura così semplice, a portare un miglioramento della forza. L'8x2 però è un programma che comunque, se fatto ad una persona, se sottoposto ad una persona che è allenabile, quindi che non è più un principiante, può portare dei buoni risultati. Se invece una persona cerca di fare forza e nella sua scheda c'ha un 15x15, che sia un principiante, che sia un intermedio, è un programma fatto con il culo che non funzionerà mai se uno vuole mettersi a fare forza. Questo è un pochino il succo del discorso. Una piccola riflessione che voglio fare in più in questo video è il concetto che molto spesso, quando un programma viene costruito e viene, c'è quindi un'autovalutazione, molto spesso le persone, quelli che se lo autofanno, non sono allenabili per quel programma. Ok? Cioè quindi c'è una propria autovalutazione che non è sufficientemente buona, sufficientemente realistica, per cui quel programma debba funzionare. Ma attenzione, di nuovo, torniamo nel concetto di prima, non è detto che quel programma inserito in un contesto diverso, che nel nostro caso è un livello dell'allievo che si è autocostruito il programma che è più elevato, non possa funzionare, ma che in quel momento storico la propria autovalutazione e il programma autocostruito non è stata sufficientemente buona e che quindi la persona che se l'è costruito, purtroppo per quel tipo di programma lì che c'è, non è allenabile. Quindi il mio consiglio è sempre: se siete principianti, almeno all'inizio, almeno fino a quando arrivate in una condizione di elevata allenabilità, cioè che potenzialmente tutti i programmi standardizzati per sviluppare forza, parlo nel contesto di calisthenics, vanno bene al 90%,
Fino a quando non arrivate lì, dovete farvi seguire, perché si tratta di quel periodo dove si gettano le basi, dove si migliorano gli schemi motori, gli schemi coordinativi, e la propriocezione, la sensibilità ad attivare un muscolo piuttosto che un altro, si tendono a ridurre le inibizioni dovute a muscoli che partecipano ad uno schema motorio che non c'entrano niente e vi fanno consumare energia per niente. Quindi tutto quello che è la prima parte del principiante, ok, andrebbe fatta seguiti da una persona. Quando poi siete allenabili con la maggior parte degli schemi di lavoro, allora potete tranquillamente andare in autonomia. Ciao ragazzi!